altro rappresentante dell'esecutivo che è sbarcato invece a Venezia. Per qualcuno si è detto è stata una passerella preelettorale, ma Roberto Maroni spiega invece che è venuto a parlare in Laguna di operatività e di sicurezza dei cittadini. A Verona arriveranno a breve le telecamere intelligenti che analizzano l'ambiente e colgono le possibili situazioni a rischio, mentre entro 2 settimane il body scanner sbarcherà all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Una sperimentazione su base volontaria sui voli intercontinentali. Il tempo di passaggio è di 6 secondi e se il test funzionerà, via libera in tutti gli aeroporti italiani. La notizia è per tutti il ministro degli interni Roberto Maroni, che nella sua tappa veneziana ha annunciato una serie di novità a margine della firma del patto per Venezia Sicura. Tra 18 mesi, ad esempio, partiranno i lavori per la nuova cittadella della Polizia Mestre, che potrà ospitare tutte le strutture della Polizia che sono sul territorio e che prevede anche degli alloggi per i poliziotti. È un'articolazione territoriale della sicurezza, una sorta di approccio federalista alla sicurezza, che tiene saldi i principi per cui le forze dell'ordine sono il primo e principale attore che governa tema, che presidia questo tema, ma accanto alle forze dell'ordine, attore principale e tradizionale, ci sono altri soggetti che noi abbiamo voluto mettere, altri attori che abbiamo voluto inserire nella gestione della sicurezza, avendo come unico punto di riferimento il cittadino. Tornando al patto, il motivo della visita di Maroni, ha spiegato il prefetto Luciana Lamorgese, che durerà 2 anni e tende ad integrare la collaborazione tra i vari livelli del governo per una strategia condivisa sul territorio. Videosorveglianza rafforzata nelle aree ritenute più sensibili, con registrazioni trasferite alle sale operative di polizia, carabinieri e finanza. E notevole importanza avranno infine anche i vigili del fuoco, che si occuperanno di formare i volontari della protezione civile.